ripresa della preparazione della Sir Perugia è ormai alle porte. Manca un mese e dopo Ferragosto si ricomincia con Nicola Gerbic che chiamerà a rapporto i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi ci sarà anche Kamil Rychlewski, che ieri sera è stato l'ospite della festa, appuntamento attesissimo per omaggiare la Supercoppa italiana vinta dalla Sir Perugia all'inizio della scorsa stagione. Eccolo qui il trofeo che ha avuto un posto centrale nella serata, un evento conviviale dal grandissimo significato perché è stato il primo dopo un'intera stagione di limitazioni dovute alle normative anti-Covid, dopo i mesi di palazzetti a porte chiuse che hanno costretto i tifosi a seguire le partite dei Black Devils da casa. È stato il primo appuntamento in presenza in cui ci si è potuti gustare il piacere di ritrovarsi. La location all'aperto ha infatti reso possibile una festa nel rispetto delle regole. Per Kamil Rychlewski, che era già stato a Perugia per sbrigare le prime questioni logistiche, la serata è stata occasione per il primo vero impatto con i suoi nuovi tifosi, che, ha detto sul palco, finalmente avrò dalla mia parte. Presente anche la dirigenza bianconera, il presidente Gino Sirci e il vicepresidente Maurizio Sensi nel corso della serata hanno omaggiato tre storici dirigenti del club, Luca Ciambrusco, Piero Bizzarri ed Egeo Baldassarri, da anni a fianco della società. La festa è proseguita con gli sketch dell'attore comico e cabarettista Uccio De Santis, che ha coinvolto il pubblico, Rychlewski compreso, regalando sorrisi e allegria. La serata si è conclusa immancabilmente con il taglio del dolce, foto e musica. È stato un modo per chiudere una stagione sofferta ed apprestarsi a vivere il meglio una nuova stagione che si auspica possa avviarsi verso il ritorno alla normalità.